Come ho cominciato a fare CrossFit? Bella domanda, sono passati diversi anni. Ho cominciato a fare CrossFit, credo come il 90% delle persone, in una palestra normalissima, con i primi circuiti, con le kettlebell e i primi bilancieri della Technogym. Pian piano mi sono appassionato, poi mi sono iscritto a una vera palestra di CrossFit. Come sono arrivato alle gare? Diciamo che il passaggio allenamento-gare è stato veramente breve, perché sono un agonista nato, per cui dopo i primi mesi passati a guerreggiare con i miei compagni di boxe sentivo che volevo qualcosa di più, e mi ricordo che vidi un post appunto di Fall Series 2014 dove ci si poteva iscrivere, e io su due piedi mi iscrissi nella categoria RX, appunto perché volevo vedere quanto dovevo ancora lavorare per arrivare a essere forte come i migliori. La cosa peggiore che mi è capitata in gara sicuramente è successa l'anno scorso, quando durante il WOD 2 delle Fall Series, dove c'era il massimale di squat clean, mi sono infortunato al polso. Purtroppo ho voluto fare più chili di quelli che il mio corpo poteva sopportarne, e ahimè si è conclusa la gara prematuramente così, con un'alzata sbagliata. Lavoro, allenamento, è difficile, perché riuscire a fare tutto e tutto bene è veramente difficile. Io purtroppo lavoro in azienda dalle 8 di mattina alle 6 di sera, ho la borsa già in macchina e mi faccio 30 km andata e ritorno per arrivare al box. Se uno ha un obiettivo deve chiudersi e fare tutto quello che c'è da fare per ottenere l'obiettivo. Chiaramente sarà difficile, sarà faticoso, però quando c'è la passione tutti i sacrifici sono praticamente a cuor leggero, non li senti. Diciamo che come atleta tra 3 anni non riesco a immaginarmi, perché gli impegni lavorativi, gli impegni a casa, con la famiglia tra virgolette, sono sempre maggiori, per cui dire che tra 3 anni sarò un atleta migliore di adesso non me la sento di dirla. Però diciamo che cercherò comunque di mantenere un livello alto di fitness e magari di cambiare un po' tipo di competizione, magari passando a qualcosa che mi possa rubare meno tempo, come per dire il weightlifting o lo strongman. Ragazzi, per i novelli, per chi si approccia al CrossFit da poco, so che la voglia di fare è tanta, la voglia di spaccare il mondo è tantissima, però mi raccomando, non perdete d'occhio quelle che sono le basi. Imparate bene prima i movimenti di base, sia di ginnastica, sia di weightlifting, senza voler strafare, senza voler fare troppi chili, perché poi quelli arriveranno pian piano e sicuramente arriveranno anche migliori rispetto a un approccio molto grezzo e molto buttato lì. Il movimento che odio più in assoluto, beh, ce ne sarebbero diversi. Io direi che in primis il re dei movimenti DM è il burpees. Senza ombra di dubbio il burpees. Il miglior movimento sicuramente è qualcosa col bilanciere, io direi squat snatch, ma pesanti, sopra i 90 kg. Allora, la salt bike, amore, odio, amore di sicuro no. Però diciamo che se le calorie non sono troppe, un bello sparetto dove ci siano 20 o 30 calorie fatte alla morte, proprio da sentirsi il cuore in gola, può essere anche apprezzato una volta ogni tanto.
Saluto tutti i ragazzi del mio box, il mio coach Giancarlo Togliabue di Cerberus Programmazione. Saluto il grande Rollo Alberti che è dietro la telecamera e tutti i fans del CFDM, ups, di Gang of Wod.